Benvenuti a tutti, buon lunedì, il penultimo di questo mese. Qua piove e niente. Allora, signore e signori, intanto grazie delle 24 visualizzazioni nell'ultimo video. Grazie a tutti, come sempre. E niente, siamo arrivati alla partita col Brescia. Avremo Brescia, che non è facile, dove io conosco molto bene l'ambiente, e abbiamo la Salernitana che è un paio di stagioni in questa Master, che sta facendo dei campionati straordinari, e poi avremo la Roma che, come andiamo a vedere, non se la sta passando proprio bene. Sembra un po' la Roma attuale, no? Non me ne vogliono i tifosi romanisti, però sembra un po' la Roma attuale che fa fatica a giocare. Ieri con Juric ha vinto 3-1, 3-0 con l'Udinese, o ieri o venerdì o sabato, non mi ricordo, forse sabato. E noi siamo qui, 10 punti, la Juventus, mamma mia, 6 vittorie di fila. Insomma, attenzione, mettiamo i nostri occhialini. La classifica è buona, è buona, è buona, è buona. Siamo dalla retrocessione, siamo a più 7, quindi attenzione massima qui, attenzione massima. Grande Genoa, sta giocando bene, ma anche complimenti al Venezia perché sta facendo un bel campionato. Il Bari, insomma. Questa dimostrazione, ripeto, che se continuate con le stesse master, cambiando anche squadra, ma stando sempre lineari senza iniziarne una da capo, anche perché sarebbe assurdo, vedete la differenza. Man mano che andate avanti, ok, che i giocatori rinascono, però non siete obbligati a comprarli, quindi questo è. Ok, allora, signori. Vi faccio un po' vedere la situazione delle trattative. Ho chiesto questo terzino destro, difensore centrale, Savalisch, tedesco, non è male, 18 anni, guardate, già 71 di over. Zappa lo teniamo lì, Zappa lo teniamo lì, vedremo cosa fare. Lui questo può giocare difensore centrale, ma volendo potete farli allenare. Vi faccio vedere se volete far allenare qualche giocatore, perché questo qualcuno magari non lo sa. Fate gestione squadra, allenamento. Io ho messo tutti, diciamo che ho dato abbastanza a tutti, vedete, ho messo a tutti equilibrato. Questo perché vi consiglio di fare così. Giannetti gli ho dato un allenamento mirato, l'abbiamo tolto dal mercato, perché? Perché l'ho messo, Graham, tanto l'ho messo anche lui sul mercato perché sto cercando punte che mi diano qualcosa un po' più di concreto. Regista creativo, però io Pulisic assolutamente andate su e mettete equilibrato. Vedete che vi si alza tutte le icone, da comportamento offensivo a resistenza. Guardate, metto equilibrato e qui avete tutto. Niente, questa è un po' la situazione. Quando volete fare un allenamento specifico, ok, fate allenamento mirato, andate giù qua, cliccate e lui mi mette i valori. È un po' come FC, no? Io ho deciso di farlo salire di 1, di tiro, di passaggio, di dribbling, di velocità e di forza. Questo io è quello che voglio vedere crescere questo ragazzo. Quindi potete farlo su tutti i giocatori. Se volete aumentare o diminuire, perché vi alza di un punto nelle barre da tiro ad abilità in porta, uno solo, una tacca sola. Quindi se volete creare più tacche su un'icona, dovete andare a togliere una che avete selezionato e la mettete dove desiderate. Vedete che però di più non mi fa andare, quindi io direi di lasciare così. Poi date l'ok e lui si va a allenare su questi parametri che gli ho dato io. Gli altri li lasciamo come sono, anche perché Jacobucci potremmo farglielo un allenamento mirato, potremmo magari dargli più velocità e abilità in porta. Poi magari un'altra terza potrebbe essere la difesa e un'altra il passaggio. Tiro e dribbling, i portieri non ne hanno bisogno. Quindi questo è, ok? Vi ho fatto vedere anche questa piccola cosa che volevo sempre farvi vedere e poi mi sono dimenticato.
Dunque, prima di andare avanti, andiamo a berci un goccio di vino bianco del rubinetto. Oggi c'ho di nuovo un po' di dolore sopra la schiena, di nuovo un po' i muscoli che si fanno sentire, mannaggia. Allora, stiamo dritti con la schiena. Andiamo in avanzamento, facciamoci la nostra prossima partita. Siamo col Brescia, Antenucci, Cesco, Chaves, Sosa, Bartolomei, Omolo, Gimenez, Alonso, Spirigueta, Papetti di Gregorio. C'è poca roba qui di quello che avevo lasciato io. Come potete vedere abbiamo solo Papetti, che riconosco io, Gimenez anche l'avevo portato io, Paolo Bartolomei, un buon centrocampista e basta. Agli altri sono tutti cambiati. Va bene. Allora facciamo prima lo stadio. Notte, inverno casuale, granillo, chiaramente, schema di gioco. Allora, signori, io prediligo ancora una volta per questo schema qua. Ok? Giocheremo così. Giocheremo così. Andiamo a cambiare, ne vedo tanti pompati, quindi bisogna fare una buona squadra contro il Brescia. Jakobucci titolare, chiaramente. Diaz ormai l'abbiamo venduto e ci andiamo a mettere Calabresi. Diaz va in tribuna. Idda lo toglierei e farei la coppia d'aprile Nuno Lima. Ok? Mettiamo su quelli sempre più pompati. Gianetti. Poi noterete che se li fate allenare singolarmente sui parametri che decidete voi di dare, vi vanno anche più in forma. Quindi questo è quanto. Allora, c'è Graham. Graham non è tanto pompato. Io ho deciso di metterlo sul mercato. Poi vedremo cosa fare. Abbiamo Magnin, ma lui partirà. Gianetti, sicuramente più un esterno. Quindi potremmo farlo andare a giocare. Abbassando Pulisic e trequartista, lo abbassiamo bene a serie, poi vedremo se far giocare loro due. Andremo a mettere il Giannetti seconda punta sulla sinistra. Ok, Nunez giocherà insieme a Santander e Pulisic però devo abbassarlo, se no mi si crea più confusione. Vediamo, trequartista, perfetto. Favale. Allora, io vorrei dare un pochettino di fiducia anche a questo giovane ragazzo, agli Agliotti, dai. Agliotti, insomma, 80 e 80 di velocità. Favale, potrebbe giocare anche lui una volta, però, insomma, poca roba anche questo Favale. Sto pensando per gennaio anche lui di cambiarlo, vedremo. Tutto pronto, bene a essere pompato, andiamo a togliere Pulisic e mettiamo o Ciciretti o Lombardi. Mettiamo Ciciretti, che ne dite? Baselli non è un trequartista, quindi questo è. Allora, avanzate, terzini chiaramente alti. Il contropiede lo diamo su Nunez e andiamo a darlo su Santander. Cambiamo. Non mi fido del Brescia e allora andiamo a fare una sorta di difensivo su Obi. Dovrà rientrare in fase di non possesso palla. Questo è un po' lo schema che mi sono inventato io. Se volete copiarlo lo potete fare anche su FC. Basta che guardate bene, vi fate uno screenshot, una foto. Dai, giochiamo con la maglia nera, dai, è carina. Insomma, vediamo il Brescia. Io gli avevo fatto una maglia al Brescia. Qual era? L'avevo fatta al Brescia, come mai non c'è più? Ce ne sono tre? Che sia questa? No, no, no. No, forse non gliel'avevo fatta. Direi di mettere questa bianca assolutamente. Ragazzi, noi dobbiamo solo andare in campo e sperare di fare una buona gara. Si parte, ottava giornata d'andata e si gioca Regina Brescia. Bene, sarà tutto, è ritornato l'entusiasmo dopo un po' di crisi, come diceva il nostro amico nei commenti, non mi ricordo il tuo nickname, scusami. Si sistema il prato, fuoco alle trombe, Oreste Granillo, una partita sentitissima col Brescia a Reggio Calabria. Santander darà il calcio d'inizio, Ciciretti.
l'appoggio per d'aprile. Attenzione ad Antenucci, l'ex Bari. Nunez, poi Nuno Lima si allarga, Calabresi. Occhio al pressing, il lancio verso d'aprile. Il tocco largo per Liotti che si gira, l'appoggio, arriva Ciciretti in sovrapposizione, gli viene consegnata la palla, in mezzo ci sono i nostri attaccanti, parte il cross Santander! Mamma mia ragazzi, quanto è pericoloso! Ha rinnovato per un bel po' di anni, finirà con la regina. Il lancio in avanti, d'aprile, colpo di testa, mette giù ancora Ciciretti, palla allargata, ancora Giannetti. Il pallone Santander arriva a Nunez, ma Spilicueta, attenzione, un po' di amarcordo come dico sempre io in questo PES, lancio lungo, c'è Benasser, grande l'ex rossonero, l'appoggio sbagliato a centrocampo, poi Antenucci, può defilarsi, il recupero di Nuno Lima, mamma mia, Ciciretti ancora, il pallone a Obi, lancia lungo per Giannetti, subito lo scambio con Santander, poi qui. Aspetta troppo a dare via la palla, Sosa, ancora Marcos Alonso, anche questo l'avevo preso io, ha cambiato formazione all'ultimo minuto il Brescia, Omolo, la palla in mezzo a Sesco, Paolo Bartolomei, lo conosco molto bene questo ragazzo, attenzione Sesco, esce Iacobucci, grande uscita di Iaco, palla Giannetti, scambia verso Calabresi, la mette giù, il tocco, Benasser, gioca bene la regina, recupera il Brescia, Joan Sosa. Bel centrocampista, Omolo, pallone ancora, Ciciretti cerca di ostacolare, ancora Omolo, palla a Paolo Bartolomei, il pallone raso terra, recupera la regina, allora adesso si fa che andare avanti, il pallone ancora Giannetti, Giannetti, il tocco delicato, controlla Santander, la palla in mezzo per Nunez, il diagonale! Oh. Mamma mia, se entrava questo era fenomenale. Ha calciato all'incrocio sul palo più lontano ad alzare il pallone. Grandissimo gesto atletico. Mamma mia, questo. Ciao Darwin. Di Gregorio verso Sesco. C'è d'aprile, la mette giù. Attenzione ad Antenucci che ha un gran tiro da fuori area. Sbaglia l'appoggio, recupera Omolo. Obi, grande recupero Obi che adesso si può lanciare, osserva il piazzamento dei compagni, la palla è per Nunez, c'è Santander in mezzo, Santander, la palla per Santander, parte questo tiro, la parata in due tempi di De Gregorio, c'era Giannetti libero, Jimenez, questo anche l'avevo portato io se non sbaglio, lancio lungo, colpo di testa, Chaves va al recupero. Sosa, una partita difficile, corre come un matto Obi, poi Omolo contrastato, c'è calcio di punizione, Benasser troppo irruento, poi sbaglia nella fretta Omolo, attenzione, la palla in mezzo, non passa Nunez, mamma mia, Di Gregorio, lancia ancora lungo, colpo di testa, la palla adesso a Nunez, che la va a recuperare alla grande, Nunez, il pallone verso Santander, che non è un gran corridore, lo faremo allenare in velocità, gli diamo un attacco anche a lui, anche due, lancio lungo, Benasser, il colpo di testa, la palla rimane lì, ancora grande Obi, la palla verso Giannetti che adesso può puntare l'uomo, Giannetti, Giannetti, il dribbling grandissimo, poi Nunez, grande appoggio per Calabresi, non c'è spazio, attenzione, bisogna ricostruire, Nuno Lima, pallone ancora Giannetti, poi Ciciretti, Liotti, Liotti, Ciciretti, lo stop, si affida Benasser al centro, spalla alla porta di Santander, attenzione, Santander si può andare a girare, parte questo tiro! Mamma mia ragazzi, quando si gira è fenomeno, pericolosissimo, è un buon attaccante, molto statico però. Ci prova, la palla finisce fuori. E allora Di Gregorio ancora gioca offensivo, non ultra, adesso ha messo equilibrato d'aprile, colpo di testa, non ce n'è a centrocampo, grande partita di d'aprile. E allora Liotti, lungolinea, Giannetti,
filtrante leggero. Ciciretti sbaglia troppo questo ragazzo i palloni, allora la palla verso Obi, riconquista il pallone adesso Nunez, grande anticipo da dietro e poi Antenucci, mamma mia, ne fa fuori due, ma recupera alla grande il nostro Nuno Lima. Che centrale, Obi, osserva il piazzamento dei compagni, leggero filtrante per Benasser. Accompagna, riceve Calabresi, non c'è movimento, santo Dio, Benasser, il pallone è lungo, Nunez ha spiriguetta, osso duro per Nunez, pallone Calabresi, vediamo l'1-2 se arriverà, sì, arriva, pronto il cross Calabresi, la mette lì in mezzo, c'è Nunez, mamma mia, poi il colpo di testa, la palla rimane lì, Sosa, mamma mia, difende bene il Brescia. La palla lunga ancora, Obi non riesce a recuperare. Allora Antenucci, l'ex Bari, attenzione, deve uscire qua, deve uscire, mamma mia, fuori gioco. Stavolta fuori gioco c'è. Fatto bene questa azione, 0-0, quanto è dura l'avventura. Recitava un film con Lino Banfi e Paolo Villaggio, che l'ha andato l'altra sera, tra l'altro. Il pallone in mezzo, ancora Benasser. Niente anticipato, allora Sosa, Chaves mette lì il pallone, c'è Calabresi che lo mette giù, rimessa per il Brescia, partita difficilissima, si riparte con Marcos Alonso, questo l'avevo portato io dalla primavera, Ciciretti, colpo di testa, la mette lì, attenzione, bravo d'Aprile che si è ripreso dopo il grande errore in quella partita, ma ormai acqua passata, Clotet allena il non so chi sia. Ho visto un po' in ombra Benasser, quindi direi di metterci un buon Baselli. Mi dispiace, ma Baselli deve stare qui. Ci abbasserà la over della squadra, non importa. E davanti, da Favale, niente. Rimaniamo così. Andiamo in campo per questo secondo tempo. Avete visto? Quasi 1.000 i tifosi del Brescia giunti in Calabria. Gran numero, omolo. E grande ovazione per il sottoscritto. Riconoscono di aver portato il Brescia a grandi livelli. Poi quell'esonero inaspettato. Incredibile cosa mi è successo quella volta lì. Calabresi. Palla in mezzo per Nunez. Adesso controlla Nunez. Ancora il controllo. Parte questo tiro. Mamma mia, la parata di De Gregorio, è buono come portiere, Marcos Alonso, il pallone a Sosa, subito a pressare, deviato il passaggio, allora Omolo lancia in mezzo all'area di rigore, da Aprile, grandissimo oggi, palla a Giannetti che si può girare, Gianni l'appoggia verso ancora Santander che aspetta, poi carica questo sicuro, ma è centrale, mannaggia Santander, angola lì un po' sti tiri. Ti assomigliano molto i due giocatori, tutti e due col poncho nei capelli, ma devo andare a modificare, voglio fargli i capelli lunghi. Palla indietro, ancora Sesco, il pallone Ciciretti, ah! Attenzione, Marcos Alonso. Non fischi al fallo, poi. Ma che cazzo fai, arbitro? O fischi o non fischi, eh? Ah, non lo so. Marcos Alonso, attenzione, Donnarumma al posto di Sesco, attenzione, attrazione veramente tutto in avanti, il Brescia giocherà la palla indietro, arriva Liotti, fa muro ed è calcio d'angolo. Che partite difficili ragazzi, ma è giusto che sia così, è giusto che sia così, se no sarebbe troppo semplice. Una volta mi ricordo tiravi da centrocampo, segnavi su PES, adesso no, finita la pacchia, è giusto che sia così. Pallone corto, attenzione a Donnarumma, grande, poi il fallo, lascia continuare l'arbitro, attenzione Antenucci! Grandissimo gol dell'ex Bari. Porca miseria! Non me l'aspettavo, bevo un po' d'acqua. Figata sta esultanza, dai! Andiamo a rivedere l'errore qua di non aver chiuso, ma grande numero qui di Antenucci, difende la palla, regola del vantaggio giustissimo, niente da dire. 1-0 al Brescia.
Adesso deve risalire, è Obi che porta avanti il pallone, il tocco in mezzo, ancora Santander, c'è Giannetti che controlla, parte il tiro, gol! Gran gol di Giannetti, è subito il pareggio, esultanza composta per la sua ex squadra, giustamente, gran rispetto, è grande Giannetti, ma che gol! Bravo Santander a pescarlo libero, grande Giannetti, dai che ci crediamo in te, dai! Guardate, se la sposta, la controlla con l'esterno, mamma mia, davvero l'attaccante, 1-1, mamma mia, grande Giannetti, il suo primo gol con la maglia della regina, Aspiligueta, gol importante perché rimette tutto in pareggio, Obi, ragazzi, però qua, che mischia, Sosa difende palla. Deve salire allora Calabresi, subito che attacca con grande grinta. Grande duello qui sulla fascia, lo vince Calabresi. C'è un cambio nel Brescia, esce Chaves e entra una grande e nostra conoscenza. Un bravissimo e forte Miretti, ex Juve. Eccolo qua. Umolo, attenzione, andiamo subito. Qui c'è la gomitata, l'arbitro dà regola di vantaggio, ma era fallo mio. Paolo Bartolomei, la scivolata, attenzione a non metterlo giù. Il pallone poi viene chiuso e Obi, niente, non ci arriva. E allora subito Ciciretti su Paolo Bartolomei, attenzione al tiro di Donnarumma, Donnarumma, Donnarumma. Mamma mia, la parata di Marcos Alonso che va a rimettere il cross in mezzo, non riusciamo a uscire. Poi grande Ciciretti qua, c'è calcio di punizione nostro, fallo su Ciciretti che andrà via perché io punto ad altri giocatori. Jacobucci 1-1, si riconferma ancora una volta la grinta di questa squadra. Il pallone agli Otti, lo scambio con Ciciretti, ancora agli Otti, gli Otti prova a lanciare Giannetti ma viene chiuso. Rimessa laterale, allora abbiamo Ciciretti, si deve girare bene, attenzione, non c'è spazio per il cross, allora Baselli, pallone a Calabresi, pesca Santander, il tiro ribattuto, il controllo indietro di Baselli, poi la palla a Ciciretti, parte questo tiro, buoh, mamma mia, mamma mia, Bravo Baselli a fare lo scarico. Ciciretti. Madonna. già sfortuna. Va bene. Di Gregorio. Ancora non. Poi andremo a vedere se fare qualche cambio. Tipo Obi. Mi sembra Calabresi anche che non ne ha più. Il pallone verso Baselli, il giro palla ancora Nunez, Nunez mette lì per Santander, il controllo! E ancora! Quinto, sesto gol in tre partite! Mamma mia ragazzi, questo è bravo, eh! Non è Graban, però chiaramente, però è forte. Si avvicina sempre più a 20 reti con la maglia della regina, dai! Rispetto al Brescia chiaramente che ho fatto dei bei campionati visibili sul canale. Grande Nunez! E poi Santander quando c'è queste palle per lui è un gioco da ragazzi. 2-1 Regina. Che partita. Allora si riparte. Adesso andremo a toglierlo, lo facciamo riposare anche Nunez, pallone in mezzo. A quanto avete capito per adesso sono loro due titolari, se stanno bene. Paolo Bartolomei, attenzione, il pallone ancora, Ciciretti lo prova a mettere lì, Nuno Lima, rincorre la palla, pressato Dante Nucci d'Aprile, grande controllo, la palla in mezzo, Liotti, tutto in diagonale, andiamo a Giannetti, gli sfugge, Papetti, Aspilicueta, Marcos Alonso, 79esimo, attenzione, qui un po' fallo, vabbè. Antenucci, occhio ad Antenucci, il pallone ancora Sosa, manovra del Brescia, attenzione a Miretti, Paolo Bartolomei traversa, poi la palla rimane lì, mamma mia, attenzione! Boh. E poi questo. Cosa fa Jacobucci? Non è lì, ma.
Ubi, pallone a Baselli che si gira, bella la passaggio verso Nunez, pallone ancora Giannetti, Giannetti, converge Giannetti, boh, bravo, bravo, bravo. 85esimo, attenzione a Sosa, poi Miretti, la palla Donnarumma attaccato, Dembélé da 2, pallone in mezzo, no, Antenucci, 2-2. 2-2, difesa che è andata a raccogliere le carote. Porca troia, questo è PES, questo è PES, ma si lamentano una posizione di fuorigioco, chiedono il VAR, andiamo a vederlo, rivediamo, qui c'è il passaggio, no, al pelo, l'ha fatto di prima, tac. No, no, posizione regolare. Ed è 2-2. Si riparte da Santander, peccato. Obi, Obi si fa spazio. Pallone in mezzo, Baselli subito di prima, ma che passaggio di merda. Omolo, Miretti, è entrato, ha cambiato la partita. La palla verso Sosa, il pallone adesso verso Antenucci, la finta. Obi, calcio di punizione. Ma perché mi fischi sti falli? Ma che senso ha fischiare sti falli? Ma che fallo è quello lì? Ciao. Attenzione, qua. Parte Marcos Alonso, 3-2. Io non, cioè, non ci credo. Quest'arbitro tutte le volte che c'è ci penalizza. Niente da fare. Non era fallo quello lì, ragazzi, dai. Ci ha fatto perdere la partita. Ci ha fatto perdere la partita. E niente da fare. Le punizioni la maggior parte entrano, niente da fare. Ancora una volta dobbiamo dire grazie all'arbitro. Allora, smettiamo Cicciretti da questa parte. Andiamo a cambiarlo. Andiamo a mettere Pulisic e Graham, mettiamo al posto di Santander. Ci ha fatto perdere la partita, non è la prima volta che dà questi falli, se non ricordo male, mi sembra che possiate ricordarlo anche voi, e quindi ci ha fatto perdere la partita. Andiamo. Vabbè. Oh, non ho parole, veramente. Pallone again. Deve solo controllare. Fallo. Qui niente. Ah, pezzo di merda. Bravo, bastardo. Dio di puttana. Dai, Graham. Partirà. Vediamo. Parte Graham, il tiro a giro deviato, lancio danno. Non è facile mettere dentro le punizioni. Andiamo Graham, vieni, fatela ridare. Fatela ridare. Il tocco, ancora Graham. Graham. Niente, rinfrescato, pallone scaricato. Baselli, ancora muro. Ciao. Perdiamo per un fallo che non c'era. E io quando è così mi incazzo. Cioè, non è possibile, non è possibile. Sto arbitro di merda, non è possibile. Non è possibile. Finisce così, grazie all'arbitro. Non capisco i fischi, eh. I fischi non li giustifico, no. Fischi pesanti, eh. Ma forse sono indirizzati all'arbitro. Ma porca puttana, ragazzi, io non so più cosa fare con questa punizione, non so più cosa fare. Ma poi, a parte la punizione, ma che cazzo di fallo era quello lì? Si è messo davanti col corpo per difendere il pallone in anticipo. Fischia a fallo, io veramente non, boh, non lo so,
In Serie A dovrebbero fischiarne 100 a partita di falli così. Regina Brescia 2-3, Inter Empoli 1-1, perde pesante il Toro con la Spal 4-0, vince il Genoa Venezia 4-2, vince il Pescara con la Salernitana 2-0, vince la Lazio, no, pareggio nel derby dell'Olimpico 1-1, vince la Fiorentina col Bari, vince l'Udinese a Bologna, si ferma la striscia di 6 vittorie della Juve 0-0 con Lecce ma resta imbattuta. E il Milan batte il Napoli 3-1. La classifica dopo 7 giornate, Juventus 19 punti, Genoa 15 col Napoli, Brescia, Torino, Salernitana 12, Inter, Fiorentina 11, Venezia, Milan, Bari, Regina 10, Pescara 9, Lazio 8, Udinese Roma 7, meno male che hanno pareggiato, Bologna 7, Spal 5, Lecce 4, Empoli 2. Questo pari, questa sconfitta, grazie all'arbitro, ci fa di nuovo andare a meno 5 dalla Serie B. Io mi incazzo quando così, non è la prima volta, non è la prima volta. Vabbè, boh. Allora, domani mattina ci rivedremo a Salerno, andiamo a vedere qui chi ci chiedono, vediamo. Altre squadre. Oh, arriverà Savalisch, andrà a sostituire sulla destra, buon terzino, 18 anni, 71 di over, un tedesco. E tanto che non prendevo tedeschi. Vediamo solo quanto ci ha chiesto, scusate. Ah, ingaggio 3,51, insomma gliel'ho alzato per quanti anni? Contratto, termine di contratto 2036, ma va bene, va bene. Ok, arriverà, andiamo a confermare. Esual Savalisch sarà un nostro giocatore a partire dalle prime partite dopo il calciomercato di riparazione. Andiamo a vedere se ci hanno chiesto, tanto Diaz, vabbè, andrà via. Io voglio cambiare anche uno di questi due terzini qui. Molto probabilmente andrò a cambiare non Liotti, ma molto probabilmente Favale. Poi Hernani sappiamo che è in partenza. Ciciretti nessuno lo vuole, vabbè. E Graham e Magnin. Anche qui cercheremo di scambiarlo. Questo Giannetti assolutamente andiamo a toglierlo per il momento dal mercato. Magni cercherò adesso una punta, vediamo un po' se riesco a cambiarlo magari con una italiana. Se non trovo italiani, ragazzi, devo andare in campionati stranieri. Proviamo anche a guardare un po' il Belgio, la Svizzera, magari c'è giocatori interessanti. Va bene, allora detto fatto, per il resto cosa dobbiamo guardare? Niente. Savalisch, ok, perfetto. E niente, ragazzi, ci vediamo domani con la Salernitana. Mi dispiace, ma non è per colpa mia se abbiamo perso. Purtroppo ogni tanto le gira così, di dare falli che non esistono. Puh, che palle. Ciao a tutti e buon pranzo.